Avete combattuto contro il conformismo nell'arte. Ora dovete combattere contro il conformismo del comune senso di amare. Ma veniamo al dunque. Se dite che voi altri ospite è vostra cantante undicenne, nella vostra casa e nel vostro letto. La musica dei ricchi vi rende miseri, riccamente miseri. Avete paura della musica perché la musica è la vera rivoluzione dello spirito? Avete paura di me? No, signore. È che odio questi rumori. Anch'io. E vi piace il rumore degli uccelli? Passo delle ore davanti alla vogliera dei miei usignoli. Io vi dovrei punire per la vostra meravigliosa insubordinazione. E allora punitemi. Preferite sculacciare le mie natiche oppure mettermi in ginocchio sui fagioli? Amico mio, questa è musica nuova, musica che parla alla mente. Voi abbandonereste il vostro cane muto in una calle? Io sono il vostro cane muto. Dove batte il vostro cuore? E soprattutto, batte ancora? O forse avete smarrito quell'equilibrio che vi permetteva di essere in piedi, seppur battuto dai quattro venti del creato? Sono deluso, Antonio, delle vostre contorte traiettorie umane, che dovete capire sono cosa assai diversa dai vostri impareggiabili virtuosismi musicali. Prego ogni notte che le mie musiche siano devote preghiere. Le vostre opere sono pura seduzione e voi non potete farci nulla. 30! È l'ultima offerta per tutto.
pregate male, signore, perché le vostre musiche sono inni alla lascivia e alla libertà. Dovrei vedere Cristo e scrivere. Voi non dovete vedere nessuno. È Dio che ci vede tutti. Questa mattina ho ascoltato il suono di questi uccelli. Sembravano la vostra voce. La mia voce la troverete solo dietro le sbarre di una voliera.